Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 5 e niente, la volta scorsa abbiamo praticamente fatto la side quest tra virgolette di Oboro, abbiamo reclutato anche dell'altra gente che finalmente sarà disponibile come nostra come nostri amici in questo caso, e ora che abbiamo fatto praticamente tutto ciò possiamo andare a parlare finalmente con Lucrezia. Qui ragazzi c'è una parte molto interessante del gioco, già a partire da queste battute, perché in base a ciò che noi risponderemo potremo sbloccare praticamente un bad ending, e in base a quante affermazioni in questo caso riusciremo ad accettare o rifiutare potremo sbloccare praticamente il worst ending, quindi anche peggio, quindi bisogna fare molta attenzione, ok? Andiamo, parliamo con Lucrezia adesso. Perché non aspettiamo un po' e vediamo che succede? Lord Barrows sta escogitando un piano e Godwin dovrebbero prepararsi. Cerca di riposare su di sopra. Ok. Kyle mi ha fatto delle proposte. Non ci ha messo molto, eh? Ho fatto del mio meglio per ignorarlo, ma non capisce che sono sposata. Chisara, sinceramente parlando, con quelle bombe... Chi è che non ti farebbe la richiesta? No, scherzo. Ovviamente scherziamo. Ok, andiamo a riposarci. Oh, e guardate qui i nostri amichetti che sono già pronti per essere utilizzati nel futuro. Siete pronti per andare a dormire? Sì, adesso sì. Va bene, buonanotte principe. Scusate, altezza reale principe? Joe? Altezza? Siete lì? Sono io, Salon Barrows. Mi spiace moltissimo di disturbarla a quest'ora tarda, vostra altezza. Ma ho degli importanti affari da discutere in privato. Vorreste essere così gentile da lasciarmi entrare? Ok, ragazzi, qui, attenzione. Vi ringrazio moltissimo per volermi dedicare del tempo. Vi sono debitore, vostra altezza. Dunque, volevo parlarvi di una cosa molto importante, il futuro, o meglio, il futuro di entrambi. Vostra Altezza, sono venuto a farvi sapere che una grande armata di Godwin si sta dirigendo proprio qui. L'armata è guidata da un certo Lord Dilber Novum, un grande generale, almeno quanto il nostro Lord Wilde. È un avversario formidabile, ma se riusciste a respingere il suo attacco guadagnereste una fama eccelsa. Dunque... Vostra Altezza Reale il Principe, siete pronto a sfruttare l'occasione e a diventare re? Oh, non sto assolutamente suggerendo di togliere a Sua Altezza Reale il ruolo di legittimo erede al trono di Falenan. Ma che ne dite se voi e io creassimo un nostro regno dai territori che già controlliamo? Che ne pensate, Principe? Cioè, capite che cosa sta succedendo? Cioè, lui praticamente vuole costruire un impero, o comunque vuole costruire un regno, però con me come fantoccio. Perbacco, come mai siete così ostile, vostra altezza reale? È un'ottima opportunità, vostra altezza. La runa del sole non è un pericolo, quindi non dobbiamo temere Godwin. E c'è dell'altro. Il fatto è che ho dei... contatti tra gli aristocratici di Armes, vostra altezza. Con Armes al vostro fianco, altezza, potremo marciare facilmente verso la vittoria. La pace verrebbe ripristinata in un baleno e il vostro regno avrebbe inizio. Sarebbe fantastico, vero? Ecco. Oh, insomma, vostra altezza, questa è un'opportunità che porterebbe enormi vantaggi a voi, non a me. Pensateci, potrebbe riuscire a scacciare Godwin e a tornare nel Palazzo del Sole. Ma nel palazzo non riuscireste a diventare re dopo aver salvato la nazione? Sarebbe un'ingiustizia, vero? Vedete, qui potete decidere di voglio diventare re e quindi fare praticamente il percorso cattivo del gioco. Magari lo farò vedere poi, magari come extra in futuro, però per il momento proseguiamo. Siete così testardo, così ingenuo. Immagino che non riuscirò a farvi capire, vero altezza?
Ma ricordate questo, non faccio questo per me. No davvero, io mi preoccupo di ciò che è meglio per voi, Altezza. Vi prego di considerare a fondo questo argomento, Vostra Altezza. Sono certo che domani cambierete idea. Cioè lui lo fa per noi, capito? Cioè è talmente magnanimo che lo fa per noi. Questa conversazione resta tra di noi, naturalmente, vero? Se si venisse a sapere, ci potrebbero essere delle spiacevoli conseguenze. Noi non vogliamo che succeda, vero? Bene, vi auguro la buonanotte, Vostra Altezza. Incredibile, eh? Come la trama già sia diventata molto pesante. Ok, avendo scongiurato il bad ending, o comunque il worst ending in questo caso, possiamo combattere. Oh, principe, buongiorno. Scusatemi, ma ho sentito che parlavate con Lord Barrows la scorsa notte. È stato raccapricciante. Ma mi sono sentito molto sollevata quando avete rifiutato. Beh, vogliamo andare, principe? Tutti si stanno preparando ad affrontare l'armata del generale Dilber Novum. Andiamo, principe. Ecco perché il gioco sarebbe andato verso un bad ending. Non solo perché avremmo combattuto per i propri scopi personali, ma perché Leon non avrebbe più avuto un buon rapporto con noi. Bene, andiamo. Ok, ci siamo. Lui vi ha parlato la scorsa notte, vero? Qui non possiamo parlare dei particolari, ma immagino cosa vi ha detto, Altezza. Se ha fatto la sua prima mossa, ritengo che anch'io debba iniziare a fare le cose sul serio. Vedete? Chiamami insolente, ma speravo di combattere il generale Novum. Siamo rivali da molto tempo. Sai, la gente ci definisce Dilber dell'Ovest e Boz dell'Est. Vorrei capire di che pasta è fatto, di prima mano. L'esercito del generale Dilber Novum ha il doppio dei nostri uomini. Potremmo ridurre il divario non con volontari e mercenari, ma non sarà comunque una battaglia facile. Non riesco a capire perché Lord Barrows sia così sicuro che vinceremo noi. Buongiorno. Io mi trascino a malapena fuori dal letto, mentre quella vecchia volpe è pimpante come il sole. Come mai sarà così felice? Ah, principe! Luserina è sì un esemplare raffinato. Mai dato un'occhiata alle lei? Che gran pezzo di ragazza. Ecco, lui giustamente. Il prossimo combattimento sarà su terra, quindi non saremo di molto aiuto, ma saremo felici di trasportare armi e provviste. Ah, Vostra Altezza Reale, vi auguro il buongiorno. Dunque, come vi ho detto l'altra sera, l'armata del generale Dilber Novum si sta avvicinando a grande velocità, ma le nostre forze sono ben addestrate e pronte alla pugna, Vostra Altezza. Non temiamo i porci traditori Godwin, neanche un grande generale come Dilber Novum. Io, Salum Barrums, ho visto con i miei occhi il coraggio delle nostre forze. Vi garantisco il trionfo, Altezza. Ok. Qui non ci possiamo scendere, vero? Vabbè. Ok. Niente, pensavo... Vabbè. Potrei depositare effettivamente qualche oggetto. Tipo tutti questi li possiamo depositare, perché tanto non ci serviranno. Però ce li abbiamo perché sono, diciamo, un... Ok. Boh. Posto. Un'altra cosa, Vostra Altezza. Avremmo per caso pensato a quel che stiamo detti la scorsa notte? Ok, non mi dice altro, giusto? Mio padre sta trovando qualcosa, stai attento. Lucrezia mi ha chiesto di badare ad alcune faccende. Appena scopro qualcosa te lo farò sapere subito, Sua Altezza. Ok, ma per andare alla battaglia devo parlare con Lucrezia, mi sa, vero? Anche noi faremo la nostra mossa, magari proprio stanotte. Quando avete finito quel che dovete fare, attendetemi nella vostra stanza, ok? Qui in realtà non devo fare nient'altro, mi sa, perché credo che... Credo di aver fatto tutto, in realtà. Non credo di avere altro da fare, quindi sì. Oboro l'abbiamo fatto, i reclutamenti li abbiamo fatti e tutto. Quindi ok, possiamo andare in stanza. Eccolo là, George.
Ehi, hey, è passato un po' di tempo, vero? Ah, speravo davvero che ci onorassi della tua presenza. Vogliamo iniziare? Allora, qual è il piano esattamente? Inizio io. Lucrezia, avevi visto giusto. Ho scoperto delle truppe nascoste nella foresta del sud. Non indossavano nulla che potesse svelare la loro identità, ma sono certo che erano di Armes. Cosa? Armes? C'è dell'altro. Ho visto una persona che conosciamo molto bene. Non mi sono avvicinato troppo, ma non ce n'era bisogno. Ho riconosciuto subito quell'aspetto ridicolo. Era il nostro vecchio amico Euram Barrows. Euram? Ora che ci penso, è da un po' che non lo vedo in giro, ma perché si trovava là? Perché mio padre si sta allenando con Armes. Era da un po' di tempo che mio padre era in contatto epistolare con i nobili di Armes. Nelle sue lettere dice che sta prendendo in prestito soldato dei corpi delle montagne del sud di Armes. Prendendo in prestito soldati? Ecco perché Lord Barrows ha suggerito al principe di creare un nuovo regno. Maledetto, ci ha usato tutto il tempo. Capisco. Le truppe nella foresta del sud saranno i rinforzi del principe contro l'armata del generale Lonvum. Così sembrerà che il principe in persona abbia fatto un patto con Armes. E così sarà impossibile impedire che Lord Barrows chieda la creazione di una nuova nazione. Una nazione legata a doppio filo ad Armes. E se sposerete Luserina dopo essere diventato re, Salum diventerà vostro suocero, Altezza. Dannazione, sta usando il principe Armes per creare un nuovo stato in cui lui avrebbe tutto il potere. Casa ride. Divertente, è uguale a Godwin, anzi, forse anche peggio. Dannazione, dannazione. La nostra nazione non è un giocattolo con cui i nobili possono trastullarsi. Se solo mie sorelle e Ferid fossero ancora qui. Lady Sialyz. Gio, ora basta, andiamocene. Non ce la faccio più. Aspettate un attimo. Se ce ne andiamo adesso, Raftoprit sarebbe il nostro unico alleato. Mi scuso con Kisara, ma in questo caso non potremmo mai resistere ai Godwin. E allora che diavolo dovremmo fare? Lasciamo che la parte del cattivo la faccia Lord Barrows. Cattivo? Se lo facciamo però, potremmo rovinare definitivamente la reputazione di Lord Barrows. Principe, cosa volete fare? Siamo d'accordo allora. Luserina, per te va bene, giusto? Sì, non preoccupatevi per me, la colpa è tutta di mio padre. E poi è meglio fermarlo adesso prima che diventi davvero pericoloso. Siamo d'accordo. Non ho problemi ad affrontare quella vecchia volpe, ma qual è esattamente il piano? Anzitutto, voglio che tutti i presenti fingano che questa discussione non sia mai avvenuta. Quindi, voglio che... Ok. Per il momento non sappiamo qual è il piano, ma lo sapremo. Quindi il piano è far diventare Barrows il cattivo agli occhi di tutti. Come si potrà fare questa cosa? Hey, how you doing? You the prince? Wilhelm's the name of the Lindworm Mercenary Brigade. We'll be helping you out. And this is my right-hand man, Mueller. It's nice to meet. What are you looking at? Hey, prince, you lady killer. Look at you dragging along a cute little thing like her. What? Let me tell you something. I fought all around the world, but the Bay Factor here has got to top them all. Look at you. Kind of makes you extra motivated, huh, Mueller? We need only the motivation to do our duty. Look at you, married to your job. Your Royal Highness! My, my. With the Lindworm Mercenary Brigade on our side, we're ready for anything! I think it might finally be time to give the order to go into battle, yes? What say you, Your Highness? Siamo pronti.
Ah, bene, una fulgida vittoria attende Sua Altezza Reale il Principe. Eccoci qua. Adesso abbiamo praticamente la possibilità anche di sistemare le truppe. Vedete? Abbiamo finalmente qualcuno da poter utilizzare. Allora, noi non possiamo modificare. Questa invece sì, abbiamo carica, recupero. Allora, facciamo così. Runarchi, vento sbarramento. Abbiamo sbarramento in più. Ops. Ecco. Supplemento non ricordo cos'era. Ah, mi dà una in più della prima. Ah, non è male questa. Perché abbiamo la runa vento. Questo non possiamo modificarlo. E questo neanche, perché loro non sono miei alleati. E loro ovviamente non possiamo neanche modificarli. Qui abbiamo addirittura 3 carico. Recupero per 3. Qui mi sembra un po' esagerato in realtà. Ecco, mettiamo un'altra carica. Lei addirittura Josephine a fuoco, che sarebbe molto 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 buono. Però va bene così. Per il momento possiamo organizzare ben poco. Ecco qua, campagna di difesa di Rainwall. 500 contro 600. Le forze nemiche sono legate da una fragile alleanza. Mostriamo loro la potenza di un'armata davvero unita. Iniziamo, Altezza. Attirate i nemici da sud, nella foresta, e poi a ovest, dove li aspetta la nostra sorpresa. Non affrontate direttamente le forze del generale Novum, significherebbe cadere nella trappola tesa da Lord Burrows. Quindi, porta i nemici alla foresta del sud. Iniziare la battaglia? Sì. Quindi, siamo pronti. Dobbiamo andare praticamente di qua. Ok, spostiamoci tutti. Vostra Altezza, perché ci ritiriamo? Non riesco proprio a capire questa tattica. Ehi, forza, siamo qui per dare una lezione a qualcuno o no? Scappano con la coda fra le gambe, che schifo. E quello non è Boz? Come è caduto in basso? Il principe non è altro che un codardo. Lo farò fuori prima che possa gettare altra vergogna sulla nostra nazione. Inseguite gli uomini, inseguite quei cani codardi. Non ti preoccupare, non ci stiamo ritirando. Stato sereno. Ok. Qui abbiamo l'unità a cavallo. E noi ora facciamo, ecco, no, runarchi, la mettiamo più avanti. Qui invece noi indietreggiamo un altro pochino. Ok, facciamoli allontanare un po'. Addirittura distrutti, madonna. Non immaginavo. Oh, qui ci sono i fanti, quindi in teoria i cavalli qua dovrebbero darci man forte. Ok, carica. Così si allontanano. Ok, andiamo indietro. Qui attacchiamo.
Ok, carica anche qua. Altra carica. Il problema è che però li stanno inseguendo a loro. Dobbiamo portare tutti da qua. Don't let them get away. Tra l'altro non mi immaginavo che lui fosse a piedi. Go! Qui è stata brutta. Aia. Il momento è giunto. Mandiamo il messaggero. Conto su di te, Jidan Guisu. Ho capito. Dopo aver sconfitto i soldati di Godwin, dobbiamo dire che siamo i corpi delle montagne del sud di Armes, giusto? Esatto. Facendo così, il piano di mio padre andrà in porto. Non dimenticare che ha reso possibile quel piano. Oh, non lo faremo. Puoi fidarti della famiglia Barrows. Generale Guisu, che c'è? E tieni la voce bassa, non possiamo far capire che siamo qui. Signore, sia l'esercito del principe di Falena che quello di Godwin stanno venendo velocemente da questa parte. Cosa? Generale, c'è una staffetta con un messaggio urgente dal principe Joe. Una staffetta? Non ditemi che quel codardo ne ha già abbastanza. Non esattamente, signore. Ecco cosa dicono. Abbiamo scoperto l'esercito di Armes nascosto nella foresta del sud. Proponiamo una tregua temporanea. Dobbiamo unire le nostre forze per respingerli. Cosa? Armes? Euram, che diavolo significa questo? Non hai detto a nessuno che eravamo qui, vero? No, non capisco cosa stia succedendo. Questo non era il piano di papà. Va bene, vado a chiedere a papà, ok? Aspetta un attimo, torno subito. Aspetta, che fai? Scappi? Generale Guisu è proprio di fronte a noi. Dannazione, qui non abbiamo spazio per muoverci. Ma non abbiamo scelta. A tutte le truppe, avanzata. Preparatevi alla carica. Armes? E questo che significa? E quelli da dove saltano fuori? Preparatevi a dare un caldo benvenuto alle truppe di Armes. Non so da dove sbucano, ma so dove andranno. Ma che diavolo succede? Non hanno questi piatti? Müller, che vuoi fare? È una chiara violazione del contratto. Non siamo obbligati a combattere, signore. No, credo proprio di no. Ok, uomini, ritirata. Godiamoci lo spettacolo. Voglio rifarmi gli occhi ammirando una certa guardia del corpo. E loro se ne sono andati. Quel codardo non starà mica tenendoci in trappola, vero? Sei sicuro che le forze di Armes sono davvero là? Sì, signore, abbiamo la conferma. E allora dobbiamo fare qualcosa. Va bene, uomini, sospendere subito l'attacco all'esercito ribelle. Andiamo a fare a pezzi i cani di Armes. Principe, le truppe di Godwin hanno accettato la tregua. Dite loro di affrontare le truppe di Jidan a sud. Lasceremo che sia il generale Novum a combattere l'esercito di Armes. Così potremo risparmiare i nostri uomini. Ok, noi nel frattempo ci possiamo mettere qui. Ok, tu ti puoi mettere qua. Ok. Allora, noi ci avviciniamo di qua. Ok, loro sono ancora qua. E sono tutti a cavallo, tra l'altro. Quindi, noi recuperiamo ora un po' di salute, ovviamente. Ecco qua, recupero. Perfetto. E non abbiamo altri... Questo abbiamo vento. Allora, archi. Eh sì, ragazzi, ci servono gli archi.
E ovviamente combattono loro, non combatteremo sicuramente noi. Ok, loro ancora non avanzano. Ok, qui attacchiamo. Andiamo ad attaccare anche noi. E qui loro possono anche crepare, non ce ne frega nulla, sinceramente. Bene, bene, bene. Tra l'altro guardate che armate potenti che sono loro. Ecco, ci hanno distrutto, ma non è un problema. Qui andiamo di vento. Ok, ottimo colpo. Tra l'altro figo vento che ci recupera anche gli HP. Don't let him get away. Qui battaglia normale. Fire. Potevo farlo anche prima in realtà. Qui vento. Fire! Put him to rout. Ok, abbiamo praticamente già dimezzato la sua unità, dovrebbe finire qua, esatto, se continua così ci faranno a pezzi, dannazione, dannazione, mi hanno fatto fare la figura del fesso, Euram, la pagherai cara, non abbiamo scelta, ritirata, ritirata. Di sicuro le loro truppe passeranno da Sabol per tornare ad Armes, meglio tenerli d'occhio per assicurarci che non facciano niente di strano a Sabol. Fateli seguire da Din. Vogliono che li seguiamo, giusto? Non chiediamo di meglio. Andiamo, uomini, non lasceremo che tocchino nemmeno con un dito la nostra amata città natale. Spingiamoli oltre Sebol e ricacciamoli ad Armes. Sono scappati, eh? Generale, quali sono i vostri ordini, signore? Dobbiamo riprendere ad attaccare l'esercito ribelle? No, dobbiamo informare Lord Godwin del coinvolgimento di Armes. Il colpo di grazia è rimandato. Sì, signore. Non capisco lo che diavolo è successo. Se so solo che questo non era il piano. Boz, faremo i conti un'altra volta. Peccato purtroppo per... peccato per le altre guardie in realtà, cioè per le altre unità, perché le avrei potute sfruttare in combattimento. Purtroppo si sono incrociate troppo in fretta. Oh, vostra altezza reale, dunque le malvagie forze di Armes erano annidate nella foresta, eh? Quindi vi siete unito subito alle forze del generale Novum per metterli in fuga. Davvero notevole. Cos'altro ci si poteva aspettare da sua altezza reale, il principe? Voglio esprimervi la mia totale ammirazione. Che diamine ci facevano i soldati di Armes in quei boschi? Non certo una scampagnata, questo è poco ma sicuro. Sì, la cosa non quadra per niente. Il confine è molto lontano da qui. Come ha fatto un esercito così grande a fare tutta questa strada senza essere notato? A meno che qualcuno non li stesse proteggendo. Già, proteggendo. Forse quei perfidi Godwin. Oh, Lord Barrows, sembra che non stiate molto bene. Che avete? Oh, no, no, è che sono lietissimo per la gloriosa vittoria di Sua Altezza Reale. No, no, io, Salum Barrows, non mi sono mai sentito meglio. Euram? Euram?
Oh, Euram, mio diletto figlio, che succede? Dove eri finito? Che ti è successo, Euram? Oh, non sono mai stato umiliato tanto in vita mia. È stato così... Dopo essermi incontrato con Gidan, le forze di Dilber mi hanno avvistato e inseguito nella campagna. Gidan? Papà, devo avere la mia vendetta. Malediranno il giorno in cui hanno umiliato Euram Barros. Usa la runa dell'alba su di loro. Oh, runa dell'alba? Maledetto sciocco! Oh, oh no! Euram, cosa hai detto? Volevo dire che se riuscissimo a trovare la runa dell'alba, dovremmo usarla su di loro. Già, esatto! Tu stai mentendo. Vostra Altezza, Lady Sialitz, Lyon, venite con me, presto! Ok, ok, ma dove stiamo andando? Al magazzino sotterraneo. Lucerina, non farlo! Mia diletta figlia, non c'è nulla da vedere laggiù, ti prego, fa come ti dice tuo padre, non scendere laggiù! Lord Barros, temo che dovremmo chiedervi di restare qui per un po'. Esatto, abbiamo molte domande da farvi. Domande? Domande? Principe, voi andate con Lucerina. Eh già. Ehi, che succede? Come mai tutti hanno una faccia così truce? Chuck, stiamo andando nella cantina, fatti da parte. Come, milady? No, milady, temo proprio che non possiate. Vostro padre mi ha detto di non lasciare passare nessuno. Non abbiamo tempo da perdere, facci passare, Chuck. No, no e no. Nemmeno se mi pregate, milady, non posso farvi scendere. Chuck! Se volete andare laggiù, dovrete passare sul mio corpo. Principe, fate attenzione. Io non mi faccio indietro. Non mi importa se siete il principe, non posso farvi passare. E qui, ragazzi, duello. Principe. There's no way I'm gonna lose, you know. Eccolo, con la faccia tutta contenta, guarda, sembra è Wolverine praticamente. Come on, then. Ok. In questo caso, attacco normale. Not bad, Prince. Not bad at all. Ok, lui ora qua dovrebbe fare l'attacco. No, un'altra guardia. In base alle frasi dobbiamo capirlo. Ecco. Qui difesa. Ah no. Fatto, pensavo facesse quello speciale. Cacchio. I don't like picking on the weak. Why don't you do something? This one's for the young lady. Ecco qua. No way! You haven't seen the last of my strength yet! Stessa cosa. No way. Un'altra volta. You haven't seen the last of my strength yet. Ok, finché si impalla così va benissimo. Ok, lui ora mi fa guardia. Not bad, Prince. Not bad at all. Fatto. Ovviamente se qui si fosse perso per un motivo o per un altro, si poteva ripetere il duello, eh? No, non potete. Mi dispiace, Chuck, ma devo sapere. Devo sapere cosa nasconde mio padre laggiù. Milady. Ho perso. Ora potete fare ciò che volete, principe. Grazie, Chuck. Eh sì, ragazzi, qui ora la situazione è molto più seria del previsto.
C'è un armadio con un lucchetto. Già. Ci siamo impossessati della runa dell'alba. Eccola. Già. Credo che però l'audio nei filmati qui sia basso effettivamente. Cioè c'è una differenza incredibile tra audio. C'è una. Anche se io dovessi fare. Ecco, mettiamo il volume delle voci, lo mettiamo più alto. Però. Boh. E ora ragazzi, runa dell'alba. Vabbè, in questo caso abbiamo soltanto una skill abbastanza debole. La runa dell'alba però si potenzierà man mano. Milady, Chuck, abbiamo trovato qualcosa che non dovrebbe mai esserci laggiù. Cos'è? È la runa dell'alba, quella rubata dal Palazzo d'Oriente durante la rivolta di Lord Lake. La runa dell'alba? No, vostro padre mi aveva detto che qua giù teneva un regalo speciale. Mi aveva detto che voleva regalarvelo quando vi sareste sposata. Perciò non volevo dirvi nulla, milady. Vuol dire che vostro padre mi ha mentito. Oh, io che mi fidavo di lui totalmente. Non preoccuparti, Chuck. Non hai fatto niente di male. Come potevi saperlo? Milady. No. La colpa è di una sola persona. E adesso faremo i conti con lui. Per tutto questo tempo ho pensato di agire per lei. Il maestro è un uomo orribile. E qui, ragazzi, si scopre la cruda realtà. Ah, principe, siete tornato. Avete trovato qualcosa di losco laggiù? Non ci posso credere. La runa dell'alba. Oh, cosa? Oh. Padre, spiegatemi. Già, spiega cosa diavolo ci volevi fare con la runa dell'alba. Beh, ecco, io... Hai tramato con Armes alle nostre spalle e lo scopriamo che stavi nascondendo la runa dell'alba. Sapevamo che Godwin erano contro di noi, ma tu ci hai pugnalato alle spalle. Questo è molto peggio. Esatto. Bene, salve a tutti. Mi chiamo Boro, dell'agenzia di Detective Oboro. Mi era stato chiesto di scoprire la verità sulla rivolta di Lord Lake. Ecco il mio rapporto. Vostra Altezza, ho portato un uomo che può aiutarci a risolvere questo piccolo mistero. Un detective? Ma che sta succedendo? Lord Wilde, ascoltiamo la sua storia. Sono certo che dopo tutto sarà più chiaro. Credi davvero? Bah, se lo dici tu, Lucrezia. Avanti, detective, sputa l'osso. Con piacere. Dunque, all'inizio non si trattava di una cosa seria come una rivolta. Quando Lord Barrows iniziò a costruire la sua diga, molti detriti finirono nel fiume.
Lord Lake era a valle rispetto alla diga e perciò la sua riserva d'acqua venne contaminata. La gente di Lord Lake decise perciò di organizzare una protesta pubblica. Fu questo il motivo dell'adunanza iniziale. Oh, si diceva che Lord Rovere era a capo della rivolta? Beh, non è vero. Lui fece di tutto per placare gli animi. A questo punto lascerò che il resto ve lo dica la persona che era lì a quei tempi. Questo è Norden. Fino a 2 anni fa era il vice capitano della guarnigione dei Barrows. Norden? No, non Norden. Che noi abbiamo già conosciuto, tra l'altro. Norden, ti conviene stare taci, Damerino. Racconterò tutta la storia. Non manterrò più alcun segreto per la famiglia Barrows. Norden! Stai zitto. Sentiamo cosa ha da dirci questo tizio, va bene? Dannato. Il mio superiore, il capitano della guarnigione, avvistò la folla che avanzava da Lord Lake. Erano in troppi perché potessimo controllarli, perciò fu preso dal panico e ci ordinò di attaccare. E tenete presente che in quel momento Lord Rover stava tentando di calmare la folla. Incredibile. Sapevo cosa sarebbe successo. Ho provato a dirlo al capitano, ma non mi ha voluto ascoltare. A proposito, il capitano di cui parla Norden è il giovane Euram qui presente. Euram, come è potuto essere così sprovveduto? Nazione. A un certo punto neanche Lord Rover riuscì più a calmare la folla. E alla fine fummo noi a essere sopraffatti. La gente distrusse la diga, ma la loro furia non si fermava. Qualcuno disse di andare a Solfalena a presentare formale protesta di fronte alla regina, e così fecero. Quando Lord Barrows venne a sapere dell'accaduto, diede segretamente un ordine ai suoi soldati privati. Disse loro di mischiarsi ai rivoltosi e di incitarli ad attaccare il Palazzo d'Oriente. E allora sono stati Barrows? Io non sono andato al Palazzo d'Oriente, quindi non so esattamente cosa è successo là. Beh, il ritrovamento della runa dell'alba nel magazzino aiuta a chiarire il quadro. Norden, grazie per averci raccontato la tua versione dei fatti. Era che non potevo più tenermelo dentro. Oboro, se posso? Oh, sì, certo. Ok, Norden, ben fatto. Perché non usciamo un attimo così potrai rilassarti? Credo che mi farebbe bene. Guardate, lui è con la bottiglia che si ubriacava addirittura, no? Padre, calmati, Luserina. Devi capire che ci sono due... Volevi usare la runa dell'alba per fare un patto con sua maestà o con i Godwin? Oppure volevi offrirle impegno ad Armes quando sei passato dalla loro parte? O addirittura volevi usarla tu, in prima persona? Lord Barrows, pensare che vi ritenevo un amico. Non siete altro che un traditore. Io... Fate... Zitti, state tutti zitti! Secondo voi come avremmo fatto a combattere tanto a lungo? È tutto merito di papà. Se avete tanto da lamentarvi, potete andarvene da un'altra parte. Andatevene, subito! Padre, Euram, sembra che vogliate essere lasciati da soli. Vostra Altezza, andiamocene. Solo stare nella stessa stanza con mio padre e mio fratello è un'onta per voi. Ottima idea. Anch'io penso che sia meglio andarcene. Siete tutti invitati a Raftfleet. Non è lussuoso come qui, ma è molto più accogliente. Grazie, credo che accetteremo l'offerta. A proposito, come sono le donne lì? Ecco, Kyle parte subito in quinta. Tutti che se ne sono andati nello stesso momento. Lord Barrows, mio ex amico. Me ne vado anch'io. Non riesco a credere di aver lavorato con un uomo come voi. Padre, Euram, addio. D'ora in poi servirò Sua Altezza, il principe. Non credo che ci rivedremo mai più. Luserina, no, aspetta! Ringraziate Luserina. Se non fosse per lei vi avrei fatto a pezzi, brutto vecchiaccio e Damerino incapace. Erano anni che ve lo volevo dire in faccia. Ora mi sento meglio. Papà, è finita, Euram. Principe, Milady, aspettatemi, vengo anch'io.
Chuck. Qui entrano tutti in squadra, ovviamente. E hai fatto amicizia con Chuck, perché Chuck si è stato reclutato. Ok. Qui adesso, ragazzi, dobbiamo fare attenzione. Perché qui, una volta che usciremo dalla città, ovviamente non torneremo più per un gran bel pezzo di storia. Quindi, chi sarà andato avanti a Raftfleet per i preparativi? Io suppongo che terrò d'occhio la situazione ad Armes e aggiornerò Dean su tutto. Ho deciso di servire te e la Lady, Sua Altezza. Non posso credere che Lord Barrows sia potuto scendere a questi livelli. Avrei dovuto aspettarmelo. Ricorda, Sua Altezza, Luserina non ha alcuna colpa in tutto ciò. Lei è una vittima, come tutti noi. Spero solo che non si senta in colpa per quello che è successo. Lucrezia a volte mi fa davvero paura. Penso che sapesse che saremmo giunti a questo punto ancora prima di venire da me. Lord Barrows non era un cattivo cospiratore, ma Lucrezia ha davvero classe in questo. Ok. Ragazzi, detto ciò, abbiamo finito questa sessione molto impegnativa di trama. E adesso siamo pronti per andare a Raftfleet. Quindi, abbandoniamo definitivamente... guardate lì chi c'è. Allora sì, salviamo, perché non mi ricordo se poi parlando con loro io già uscivo direttamente oppure no. Ok. Ecco qua. Ehi, principe, e tu, bella signorina? Sembra che non sarete più benvenuti da queste parti, eh? E anche noi siamo un po' messi male. Il nostro contratto con i Barrows non vale più niente, perciò ci troviamo in difficoltà economiche, Altezza. Eh? Io lo farei anche, solo per stare ancora un po' con quella sventola, ma per ora dobbiamo altro da fare. Comunque, rimarremo in giro per un po'. Magari ci incontreremo. Che vuoi? Non vedo l'ora di rivederti, bella guardia del corpo. Ok, e qui praticamente ci possiamo salutare. Quindi, grazie per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.